Un DDL sulla sicurezza approvato il 18 settembre scorso dalla Camera dei Deputati con 162 voti favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti e che ha da subito sollevato molte polemiche e irrigidito parti politiche e sindacali. Oggi in tutta Italia si sono svolti presidi davanti alle sedi delle varie prefetture, come è accaduto anche a Modena dalle 16.30 a scendere in piazza CGIL e UIL. Formalmente si ledono molto il diritto ai lavoratori per le manifestazioni. Poi consideriamo anche il discorso delle donne, del discorso delle donne incinta, consideriamo anche il discorso degli immigrati per il discorso anche delle SIM che non possono neanche, magari chi viene qua perché non ha permesso di soggiorno potrebbe prendere anche una SIM. Quindi ci sembra proprio di tornare indietro anni luce proprio rispetto a questo. Quindi noi chiediamo alle persone di prepararsi per delle manifestazioni che noi come insieme ai colleghi della CGIL faremo nei prossimi periodi. Innanzitutto vogliamo denunciare il fatto che questo disegno di legge, che pomposamente viene chiamato disegno di legge sicurezza, in realtà di sicurezza non ha nulla, è una cozzaglia di provvedimenti che punta a intimorire chi protesta, chi manifesta, chi fa lotta sociale. Questi aspetti ci preoccupano gravemente e li consideriamo anche delle minacce per la democrazia. E da oggi inizia un percorso di lotta e di mobilitazione per contrastare questo provvedimento. Ora il decreto per la definitiva approvazione passerà al vaglio del Senato. Al centro delle proteste le modifiche al codice penale, l'inasprimento delle pene esistenti, l'introduzione di nuove sanzioni e la creazione di nuovi casi simili penali. Tra queste l'introduzione della resistenza passiva all'interno degli istituti penitenziari, punita con la detenzione, aggravando la situazione delle carceri in Italia. Per le sigle sindacali si tratta di norme pericolose che minacciano i principi fondamentali della nostra democrazia. Io sono qua per difendere, ad esempio, la libertà di manifestare, di esprimere le proprie opinioni senza rischiare di essere arrestati o peggio. Io sono qua perché il decreto di sicurezza non è niente di sicurezza, ma semplicemente una limitazione della libertà personale e sociale anche. Quindi io sono contro questo decreto perché limita la libertà di noi. Perché è importante dare un segnale di quanto sia importante conservare i diritti, la democrazia. Il decreto del quale si sta discutendo e che noi veniamo a dire che non va bene è un decreto liberticida.